Male chiama male, marcio chiama marcio. Un'altra inchiesta sugli operai sfruttati nelle aziende cinesi che questa volta, e non è la prima, diventano lo strumento per fare soldi speculando sulla disgrazia. Le parole del procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi, descrivono bene il succo dell'ultimo lavoro portato a termine dai suoi sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Lo sfruttamento lavorativo è un'offesa alla dignità della persona, dice. Un male che è stato traslato su un altro male, l'emergenza pandemica. Il traguardo? La speculazione, fare soldi approfittando di una tragedia mondiale. Ha un commento severo quello sull'inchiesta che ha portato a galla il malaffare che sono convinti gli investigatori si è arricchito con i milioni messi sul banco dallo Stato per garantire protezione a chi, medici e infermieri, lottava in prima linea per salvare la vita dei malati di Covid. Non usa toni diplomatici neppure il sindaco Matteo Biffoni. Nel nostro territorio, dice, non c'è posto per chi lucra sullo sfruttamento dei lavoratori calpestando la loro dignità. E anche il questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, ribadisce la necessità di combattere l'illegalità e va oltre. Preoccupa, dice, che la criminalità cinese abbia iniziato collaborazioni con il crimine nostrano. Prato era già stata al centro di un'altra mega truffa in fatto di appalti pubblici durante la pandemia, una fornitura di 100 milioni di mascherine destinate alla Protezione Civile Nazionale e alla Regione Toscana. In quel momento di incertezza, di disperata ricerca di dispositivi anti-Covid, introvabili e per questo preziosi, qualche imprenditore pensò bene di tentare il colpo grosso. Gli indagati, poi diventati imputati di quella inchiesta datata a giugno 2020, sono in buona parte già stati condannati. Allora, come ora, le aziende cinesi rappresentavano la leva azionata per confezionare migliaia di mascherine al giorno grazie agli instancabili operai sfruttati.